Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Vapore Sport 07. Siamo qui con il pagellone del calciomercato Serie A Team 2020-2021. Arriva con un leggero ritardo questo video, provo a aspettare un mese per vedere i miei voti. Sono stato un frate indovino praticamente ragazzi, ecco perché ho aspettato un mese. No, bugia, non sono stato frate indovino per un bel cazzo di niente perché molti li ho sbagliati. Però la più importante, secondo me, lo sono andata ad azzeccare. Detto questo, noi ragazzi non ci vediamo in chiacchiere inutili. Ringrazio il volantore per le clip. E noi startiamo subito con il video. Vamo, andiamo in ordine alfabetico. Partiamo con l'Atalanta. Atalanta, qui do un 5,5. Allora, sinceramente, posso pure dare un 6 perché l'Atalanta, alla fine, la rosa competitiva ce l'ha. Però, ragazzi, sono partiti Gomez, De Paoli, Piccini, Mojica e Diallo, Traoré. I milioni che sono stati. Che sono arrivati dalle cessioni di Diallo e Gomez non sono stati reinvestiti. Spero per loro che reinvestiranno almeno a giugno, almeno una parte di questi milioni. Però ragazzi, con una Champions League da giocare, con un campionato dove ti devi qualificare in Champions, la lotta è serrata, qualche acquisto in più non avrebbe fatto male. È arrivato solamente Mele. 5,5 invece per il Bologna. Loro non fanno acquisti perché alla fine arrivano su Marò e Farago, non sono chissà che acquisti, non fanno neanche cessioni, quindi posso, anche qui potevo essere, non dovevo essere tirchio e dare magari il 6, però comunque l'Atalanta serviva un uomo offensivo, non che ne abbia così tanto bisogno, avendo Sansone, Scovolsen, Orsolini, Vignato, Soriano, Barrow, Palacio. Però insomma, un attaccante serve per Mihajlovic, quell'attaccante non è arrato, l'obiettivo primario non è stato raggiunto. 6,5 per il Benevento, che il capolavoro l'ha fatto in estate, quindi non aveva bisogno di fare chissà che mercato, viene praticamente svincolato maggio, vengono presi altri due giocatori che possono aiutare la baracca, quali De Paoli e Gaik. Hanno comunque un bel po' di punti di vantaggio sulla zona salvezza, che spero per loro non perderanno perché se la meritano per quanto dimostrato sul campo, per quanto dimostrato anche fuori dal campo con un ottimo calciomercato quest'estate, soprattutto nelle zone offensive, si portano a casa un buon 6,5. Bene anche il Cagliari, 7, a cui praticamente sono stati presi Nainggolan, Duncan, Asamoah e Rugani, giocatori che un po' tutti sono stati nei top club, perché Asamoah e Rugani sono stati nella Juve, Asamoah è stato anche nell'Udinese e nell'Inter, Nainggolan è stato nella Roma e nell'Inter, Duncan comunque ha una vasta esperienza in Serie A, quindi ottimi giocatori. Pinna, un asso, Oliva e Farago che facevano un po' meno comodo al progetto, invece sono stati ceduti comunque giustamente. La cosa più grande l'hanno fatto mandando via Di Francesco. 5 per il Crotone, perché secondo me ci provano invano a imitare il Benevento, perché il Benevento ha operato tutto sulla fase offensiva, quando in realtà il Crotone con Simi e Messias era già comunque abbastanza coperto in fase offensiva, Così poca fase offensiva io non la vedevo con quegli due lì. Magari avrei fatto qualcosa a centrocampo, soprattutto in difesa più che altro. Ma vabbè, per me è un 5 ragazzi. 6 comunque per la Fiorentina. Mandano via Cutrone, ha fatto un anno comunque dove ha giocato molto e non ha fatto molto bene complessivamente. Ha fatto molto meglio i primi 6 mesi che quelli dell'anno scorso, che i primi 6 di quest'anno. Via Saponara, Duncan e Lirola, che praticamente erano molto forti ma ormai non giocavano. Lirola ha voluto provare un'esperienza diversa. Comunque sono stati ampiamente rimpiazzati con gli acquisti di Kokorin e Malqui. A centrocampo erano già coperti, quindi per quanto riguarda la Fiorentina un buon 6. 6 anche per il Genoa, che vende Rovella, però al suo posto arriva Strootman, e Rovella tra l'altro rimane ancora 18 mesi, se non è, o 6 o 18 mesi rimane a Genova Rovella, quindi ottimo acquisto per la Juve, ottima gestione per il Genoa, che tra l'altro si assicura anche di farlo restare in casa rossoblu. Schöne, Bani, Sturaro e Lehrager invece sono stati venduti un po' in giro. E arriva anche un giovane molto interessante come Portanova e Petrelli, quindi ottimo mercato quello del Genoa. 7 per il Verona, che porta a casa Bessa, Sturaro e Lasagna, giocatori che saranno molto molto funzionali al progetto. Male invece con l'eccezione di Bato e Di Carmine, cioè insomma male, nel senso quelli ceduti sono Bato e Di Carmine, però ottimo mercato per il Verona che già aveva una rosa forte, ci volevano Sturaro e Lasagna per renderli ancora più forti. Quest'anno secondo me arriveranno più o meno ottavi, secondo me arriveranno ottavi ragazzi, io ci metterei la mano sul fuoco che comunque davanti al Sassuolo con quella rosa ci arrivano. 6 per l'Inter, che non fa niente, non ne ha bisogno di fare niente, sono fuori da tutte le competizioni, sta in merda, hanno una strada spianatissima per il campionato. Basti pensare che la Juventus ragazzi c'ha talmente tanta spiga che quando incontrerà la Lazio sarà riposata perché non ha giocato col Torino, quindi veramente incredibile quello che hanno, non hanno bisogno di fare niente, hanno già fatto un capolavoro negli scorsi calciomercato, quindi 6. Le uniche cessioni sono quelle di Nainggolan ed Esposito, che praticamente non giocavano mai. 5,5 invece per la Juventus. Prende Ravella, che è da buche, però non giocheranno in prima squadra. Venduti, come se avevamo bisogno di venderli, Portanova, che dire Mandragora. A centrocampo siamo cortissimi ragazzi numericamente. Io dico che è sempre
con i tre portieri la Juve deve avere 24 giocatori in rosa. Noi per avere quei 24 giocatori in rosa sì li abbiamo, ma con Frabotta, sì li abbiamo, ma con Frabotta, Portanova, Fagioli, Bernardeschi, ragazzi sti qua, e con Kulusevski seconda punta. Quindi boh, secondo me qualcosa andava assolutamente fatto. 6 per la Lazio, prende Musacchio, male ceduti Proto e Bavro, Musacchio peggior acquisto della storia del calcio, è entrato e già in due partite ha fatto due danni, quindi veramente una cosa fuori dal normale. E vabbè, vedremo, qua non avevo azzeccato il voto, però insomma ragazzi, io devo dare il voto in base agli acquisti che avevano fatto, quindi in quel momento mi sentivo di dare 6 ragazzi, però comunque se devo valutare solo il calciomercato ancora prima che scendono in campo, alla fine 6 ci sta. 9 per il Milan, nonostante Mandzukic non gioca mai e Meite comunque non abbia avuto un ottimo impatto, si sono rifatti con Tomori, via Duarte, Conti, Musacchio che non giocavano mai, ormai non erano più funzionali alla rosa del Milan, alle richieste di Stefano Pioli. Dovevano comunque cercare di dare uno sprint per lo scudetto, cioè insomma per lo scudetto barra lotta alla Champions League, e comunque qualcosa l'hanno fatto ragazzi, non come la Juve che non ha fatto niente. Arrivano Meite, arriva Mandzukic, arriva Tomori, quindi sinceramente non capisco la mossa della Juve di non far niente. Quindi 9 per il Milan, regina del mercato invernale. 6 per il Napoli perché non aveva bisogno di fare nulla, la rosa lunga ce l'aveva già, via Milik, Malquit e Llorente che comunque non giocavano praticamente mai, ormai non erano più, non servivano più alla causa, e quindi non do un voto perché comunque non avevano bisogno di chissà che acquista, alla fine erano tutti infortunati un po' come la Juve, ma numericamente sono a posto, meglio della Juve tra l'altro, almeno secondo me ragazzi, poi non lo so. 7 per il Parma che deve salvarsi e porta a casa uomini di esperienza come Bani e Conti, un giovane di caratura internazionale come Zirkzee e uno che conosce bene l'ambiente come Pelle. Un mercato migliore di questo non potevano fare, ora sta a loro salvarsi, hanno fatto due pareggi di fila momentaneamente, devono iniziare anche a fare qualche vittoria, la salvezza non dista neanche troppo perché il Torino comunque è lì lì ragazzi, nonostante il Parma ha fatto appena due vittorie finora, vedremo come andrà fino alla fine, però comunque un ottimo mercato l'hanno fatto. Ottimo mercato anche quello della Roma, 7,5, porta a casa il Sharawi e Reynolds senza fare cessioni. Ha già una bella rosa la Roma, ragazzi, cioè alla fine se vedete ogni reparto la Roma è coperta benissimo, forse in difesa un po' meno, però per quanto riguarda l'attacco ora è coperta benissimo, il Sharawi, tornerà Zaniolo perché Zaniolo è anche un acquisto in qualche modo, poi Pedro, Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko, Majoral, alla fine la Roma è una bella rosa, è una squadra ampiamente sottovalutata, deve cercare di fare meglio contro le big, però per quanto riguarda il calciomercato un ottimo 7,5 se lo porta a casa. 6,5 per la Sampdoria che non doveva fare granché perché era già praticamente salva e nella parte sinistra della classifica decima è riuscita anche a mettere in difficoltà squadre di alta classifica. Quindi insomma la Sampdoria ha fatto veramente veramente bene, in più porta a casa Torregrossa, anche se l'attacco già ce l'aveva la Sampdoria con Keita, con Quagliarella, insomma l'attacco già ce l'aveva, non so perché sia arrivato Torregrossa, però comunque un 6,5 a casa se lo porta perché comunque non andava fatto chissà cosa. Stessa cosa per il Sassuolo che manda via Ricci e prende Pazza, ma comunque non è che andava fatta per chissà che cosa per il Sassuolo, che è ottavo attualmente, è attualmente salvo con 20 punti di vantaggio sulla 18esima in classifica, quindi non necessariamente dovevano fare chissà che cosa. Quindi insomma un 6 politico se lo porta a casa, almeno secondo il mio punto di vista, la formazione nero-verde di De Zerbi. Andando invece ad analizzare la prossima squadra, il Torino sì che va bisogno di far qualcosa, porto un 7 anche se alla fine fanno solamente due acquisti, ma due acquisti che sono iperfunzionali. Serviva un uomo per far ruotare meglio i giocatori in attacco ed è arrivato Sanabria, quindi molto molto bene. Ora il Torino in attacco si trova con Belotti, Bonazzoli, Sanabria e Zaza, che comunque sono quattro ottimi attaccanti. A centrocampo arriva Mandragora che sicuramente darà una mano, e Mandragora è un giocatore veramente veramente forte ragazzi, nonostante c'ha i piedi comunque deboli. 6 per l'Udinese che porta a casa Llorente mandando via Lasagna, comunque viene rimpiazzato Lasagna con un giocatore completamente diverso, è vero, un giocatore molto più simile a Okaka, Llorente, però comunque un attaccante a casa lo porta, ne vedremo quel che combinerà in quel di Friuli. Cedono anche Koulibaly e Terawest, non capisco neanche la cessione di Mandragora, però visto che non giocava e che era sempre infortunato alla fine diciamo che ci può stare, non mi sento di dare un 5,5, anche perché numericamente a centrocampo l'hanno rimpiazzato con un ottimo Arslan che si sta comportando bene. Detto questo ragazzi, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi invito a lasciare mi piace, caso contrario un dislike, commentate se siete d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, in descrizione il link per seguirmi su Instagram, da MoniSport07 è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!